affari costituzionali si discute il decreto contenimento Covid-19. È un decreto dove si discutono tanti provvedimenti in base all'emergenza epidemiologica, tra questi quelli relativi ai concorsi. Sono disciplinati dall'articolo 10. Il ministro Brunetta vuole la semplificazione dei concorsi e proprio per assumere in questo momento di pandemia che si sta prorogando, assumere e comunque sbloccare le missioni di ruolo della pubblica amministrazione. E su questi emendamenti quindi ANIEF ha costruito tutta una serie di emendamenti che riguardano proprio l'assunzione da una parte dei precari della scuola, ma anche dell'università, della ricerca, dell'AFAM, e poi dall'altra parte però provvedimenti che riguardano pure gli educatori, gli insegnanti che insegnano all'estero. E ancora il fatto di poter semplificare gli attuali concorsi riaprendo magari le procedure e semplificando anche le prove scritte in base a come sono state pensate e anche le prove orali. Contestualmente è evidente che bisogna andare a assumere tutti gli idonei. Noi abbiamo ancora migliaia di idonei, centinaia in alcune graduatorie, però migliaia complessivamente tra gli insegnanti di religione, ma anche quelli degli altri concorsi che si sono svolti. Non ultimo, l'ultimo concorso straordinario, dove uno su tre è idoneo ma non potrà stare nella graduatoria finale. E poi abbiamo in effetti migliaia e migliaia di precari. È da 20 anni che tutti vorrebbero sconfiggere il precariato, ma nessuno ci riesce. Perché? Perché fino a quando lo Stato proroga questi contratti, li proroga e poi paga sempre con lo stipendio iniziale questi supplenti, nonostante gli anni che passano, questi posti saranno sempre dati ai precari. E quindi una volta che vengono dati ai precari non rimane altro quella che è la strada giudiziaria per ottenere risarcimento. Ma oggi si può fare qualcosa con un emendamento. Se viene approvato, per esempio, si potrebbe assumere dalle GPS, dalle graduatorie provinciali per le supplenze, laddove le graduatorie di esaurimento sono esaurite. Questo permetterebbe subito, entro il 1° settembre, di avere non tutti i 200.000, perché il governo non autorizzerà mai 200.000 immissioni in ruolo, ma se ne autorizzerà 100.000, avere 100.000 nuovi insegnanti nei ruoli. Questo è molto importante, sarebbe un primo passo per aggredire la precarietà, per aggredire la supplentita e finalmente per dare un po' di stabilità agli organici. Quindi peroriamo questo emendamento e speriamo che ci ascoltino in maniera tale da poter garantire un regolare avvio dell'anno scolastico.